Buonasera a tutti e benvenuti allo Sfascio, il programma di approfondimento politico su Sud. Oggi parleremo della buona scuola con due ospiti, il coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale di Reggio Calabria, Pasquale Ronzio, e il coordinatore nazionale delle consulte studentesche, Giovanni Di Bartolo. Come di consueto, nella prima parte andremo ad affrontare la lettura di alcuni degli articoli più importanti della settimana. Parleremo quindi di buona scuola, andremo insieme a leggere questi articoli. Corteo a Treviso, la buona scuola crolla su di noi, studenti in corteo in centro storico per denunciare il degrado degli istituti, siamo esasperati. Crolla la buona scuola sulla nostra testa, parla chiaro lo slogan sullo striscione a caratteri cubitali e gridato a gran voce che apre la strada al corteo sotto la pioggia. Poco importa se a sfilare ieri pomeriggio in centro c'erano poco più di una cinquantina di studenti, dopo la chiamata alle armi lanciata in tutte le scuole dal coordinamento degli studenti medi di Treviso, per denunciare ad una tutte le emergenze dell'edilizia scolastica trevigiana. Noi affronteremo non solo il problema dell'emergenza edilizia, ma anche tutti i temi principali riguardanti la buona scuola. Andiamo ora ad effettuare la lettura di quest'ultimo articolo. La buona scuola di Renzi, assolutamente insicura. All'inizio del suo mandato il Premier Renzi aveva promesso che avrebbe fatto ogni mercoledì visita a una scuola per verificare lo stato di salute della istituzione scolastica, edifici compresi. Le visite ci sono state, ma per appena 3 settimane, salvo riprendere in questi giorni di campagna referendaria. Basato su un campione di circa 6.000 scuole dei comuni capoluogo di provincia, il rapporto, pur nella sua sobrietà, fornisce una fotografia della scuola italiana in cui prevalgono più i toni scuri che i toni chiari. Prevalgono più i toni scuri, più dei toni chiari. Proprio per questo affronteremo con i nostri due ospiti tutte le problematiche riguardanti la buona scuola. A fra poco. Eccoci con i nostri ospiti, ve li presento. Abbiamo Pasquale Ronzio, il coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Reggio Calabria, alla mia destra. Buonasera. E abbiamo Giovanni Di Bartolo. Buonasera. Il coordinatore nazionale delle consulte studentesche. Oggi parleremo di buona scuola, parleremo delle scuole e delle università in Calabria e in Italia. Però per questo ho voluto un'espressione giovanile, un'espressione anche se politica, ci parlerà della sua esperienza universitaria, è un'espressione più giovane, molto più giovane rispetto a Pasquale, ma con un'esperienza politica alle spalle, un'esperienza di coordinatore studentesco a livello nazionale. Proprio per questo partiamo subito. Noi abbiamo un piccolo video di Renzi, un RVM che parlerà dell'alternanza scuola-lavoro e delle modifiche della buona scuola. Lo guardiamo subito insieme. Quella che noi proponiamo è una riforma su alcuni punti, anzi non chiamiamola riforma che non ne possiamo più, sono alcuni punti concreti, puntuali, specifici di cui vorrei discutere insieme a voi, perché se li chiariamo innanzitutto a noi stessi, forse riusciamo a capire dove siamo d'accordo, dove non siamo d'accordo, quali sono le cose che ci piacciono, quali sono le cose che non ci piacciono. Primo punto, preso la lavagna apposta, la cosa più urgente, non la cosa più importante. La chiamiamo alternanza scuola-lavoro. La chiamiamo alternanza scuola-lavoro anche se la parola è una parola un po' abusata. Dico che è un'urgenza perché noi abbiamo avuto in questi anni un crollo totale degli occupati. Abbiamo avuto un aumento della disoccupazione giovanile che è impressionante. Noi siamo un paese in cui i ragazzi che non trovano lavoro sono oltre il 40%. È un dato che è tra i peggiori d'Europa. L'alternanza scuola-lavoro funziona in Germania, funziona in Svizzera, funziona in Austria, funziona anche in quella parte d'Italia come l'Alto Adige che la può fare in virtù di una previsione costituzionale. Nella buona scuola si prevede finalmente l'alternanza scuola-lavoro per tutti. Obiettivo: ridurre quel 44% di disoccupazione giovanile. È l'urgenza numero uno che abbiamo davanti a noi. 4% della disoccupazione giovanile, è stato questo il progetto di Renzi, anzi la sua proposta.
per l'alternanza scuola-lavoro attraverso la buona scuola. Come ben sappiamo, abbiamo una dispersione scolastica molto elevata in Italia e principalmente al centro-sud. Abbiamo dei dati anche su Reggio Calabria. Ho letto la scorsa settimana, pochi giorni fa, molto recente, una ricerca dove moltissimi ragazzi abbandonano la scuola in cerca di altre fortune. Ha parlato di disoccupazione giovanile, una disoccupazione giovanile elevatissima nel mezzogiorno, una disoccupazione che colpisce non soltanto i giovani ma anche le persone più adulte, le persone più grandi. Partiamo con te Giovanni, dici la tua esperienza per l'alternanza scuola-lavoro e se per te è positiva. Beh, riprendendo le parole del Premier, effettivamente quello della disoccupazione giovanile, soprattutto nel mezzogiorno, è un dato allarmante dal quale negli ultimi anni, nelle sedute dei nostri consigli nazionali, è un dato che è stato segnalato. La richiesta è stata più volte inoltrata al Ministero da parte della rappresentanza studentesca di trovare una formula che desse la possibilità alla scuola di essere collegata in maniera più stretta al mondo del lavoro. Effettivamente, grazie alla 107, vengono stanziate delle risorse importanti per finanziare l'alternanza scuola-lavoro. Si parla di 100 milioni di euro, quindi 10 volte in più rispetto a prima. Sicuramente ci sono tante cose che vanno migliorate, perché comunque ci troviamo ad applicare un modello che porterà nei prossimi 2 anni 1,5 milioni di studenti a fare alternanza scuola-lavoro, e questo credo sia importante non tanto per l'alternanza vista come un'esperienza appunto di lavoro nello specifico, ma alternanza vista nell'ottica di un'esperienza formativa in grado di trasmettere agli studenti delle competenze trasversali che poi possono essere spese nel mondo del lavoro, quindi leadership, lavoro di squadra, gestione di imprese e di attività commerciali. Chiaramente io ritengo ci siano delle cose che vadano migliorate. Nelle intenzioni del nostro Ministero, quindi del Ministero dell'Istruzione, c'è un dialogo costante per migliorare e portare avanti le nuove esperienze che vengono fatte. Io personalmente ho monitorato anche qualche esperienza di alternanza scuola-lavoro, anche in province difficili come quelle calabresi. Sono state messe in campo dalle scuole delle esperienze che a mio avviso sono veramente positive. E soprattutto l'alternanza assume un significato importante nel momento in cui in una regione come la nostra vediamo che nell'ultimo anno scolastico si è registrato un forte calo, quasi negli ultimi 2 anni più o meno 3.000 studenti in meno di iscrizioni. Oltre a questo la disoccupazione giovanile, le difficoltà economiche che sta affrontando la nostra regione, quindi credo che l'alternanza sia un mezzo valido, che va migliorato, che va continuamente aggiornato per rispondere a quello che è un problema sociale e anche un problema culturale, perché sono state sollevate molte questioni soprattutto per l'alternanza collegata ai licei, ovvero il fatto che i licei non abbiano delle competenze specifiche a differenza delle scuole. Si parla però di molte ore anche per i licei. Sì. 200 ore. 200 ore obbligatorie per i licei, 400 invece per gli istituti tecnici e professionali. A mio avviso il salto in avanti è anche culturale, perché proprio i licei che non hanno gli studenti non vengono trasmesse competenze specifiche da spendere nel mondo del lavoro, l'alternanza scuola-lavoro può essere un momento di formazione che arricchisce il loro bagaglio e poi da poter spendere nell'immediato futuro, dopo la scuola e anche dopo l'università. Tu Pasquale hai ascoltato le dichiarazioni di Giovanni, quindi aiutare i giovani nella loro crescita personale. Qual è il tuo punto di vista sull'alternanza scuola-lavoro? Guarda, io provengo, come tu ben sai, dal mondo delle università. Ho fatto politica attiva all'interno della mia università, che è l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. E devo dire che questo scopo nobile del governo Renzi di implementare questa alternanza scuola-lavoro troverà poi uno scoglio, che è quello delle università. Perché quando si parla di alternanza scuola-lavoro, alternanza università-lavoro, c'è sempre il problema di realizzarlo fattivamente, questo progetto. Io ti posso dire che il più grave danno che sta provocando le università agli studenti è che sta impostando un sistema prettamente nozionistico, cioè chi esce da giurisprudenza, chi esce da economia come me, avrà un bagaglio culturale nozionistico generale enorme, ma poi nella pratica non saprà affacciarsi al mondo del lavoro. Questo perché se il governo implementa l'alternanza scuola-lavoro, ma poi nelle università non c'è un proseguio che consenta a uno studente di avere delle esperienze concrete nel toccare con mano quella che è l'esperienza lavorativa,
arriva, quello che hai fatto alla scuola lo butti poi all'università. Quindi io penso che se un sistema di alternanza vada fatto sincronizzando sia le scuole sia i mondi dell'università, perché poi bisogna anche chiederci, io capisco che il governo Renzi voglia idealizzare un paese migliore, però poi dobbiamo essere anche obiettivi nel capire come questo si può concretizzare, perché al sud, all'università mediterranea, questa alternanza scuola-lavoro in che modo si può realizzare? Quali sono le imprese che mettono a disposizione dei locali, degli professionisti che possono formare gli studenti? Ci troviamo di fronte a una mancanza di imprese, una mancanza di strutture attraverso le quali si può realizzare realmente questa alternanza università-lavoro e scuola-lavoro, perché sennò sarebbe tutto lavoro buttato, questa alternanza scuola-lavoro, se poi non si prosegue nelle università. E poi non ci domandiamo e non ci chiediamo il perché la nostra università mediterranea ha un calo di iscritti pazzesco, siamo scesi sotto i 6.000 studenti, quindi siamo meno di un dipartimento di qualsiasi altra università, pure cosentina, pure messinese, per non andare troppo lontano geograficamente, perché gli studenti giustamente dicono, io studio a Reggio per fare poi che cosa? Qual è il mio sbocco lavorativo? Qual è il mio esempio che mi può permettere di dire so fare questo, quindi posso andare lì? Quindi penso che un'analisi vada fatta più concretamente, non idealizzando il problema. Hai parlato un calo di iscritti, sì. Detto 6.000. Sì, meno di 6.000. Meno di 6.000 iscritti. Le altre università della Calabria invece, abbiamo l'esempio di Cosenza, è una realtà completamente opposta. Una realtà con moltissimi ragazzi che annualmente aumentano il numero degli iscritti all'interno di questo. Che però, se posso, Anthony, è una struttura diversa. Perché Cosenza è una struttura di campus universitario, cioè raggruppa al suo interno tutta una serie di indirizzi che insieme formano il campus Cosenza, l'università di Rende. Reggio Calabria invece è una semplice università di piccola statura che non può mai essere paragonata a un campus universitario. Guarda, a Reggio abbiamo giurisprudenza e economia che sono un unico dipartimento di GIEC, poi abbiamo ingegneria, architettura e agraria. Che però solo agraria fa 300 iscritti l'anno, che non sono niente, architettura col numero chiuso fa meno di 250 iscritti l'anno, e a mano col passare del tempo stanno sempre di più scemando per questa cosa che gli studenti non riescono ad avere un proseguo. Hanno modelli come la Bocconi, hanno modelli come la LUIS, la LUMSA, tutte università che possono dare veramente questa alternanza scuola-lavoro. Io penso che sul sud vada fatto un investimento diverso. Quindi molti giovani preferiscono andare via e studiare fuori, però molti giovani preferiscono anche abbandonare la scuola. Ritorniamo ora alla scuola, io ho qui dei dati, sì. Parliamo del 15% di ragazzi che abbandonano la scuola precocemente, e l'abbandono scolastico è un fenomeno che preoccupa tutti gli Stati europei, non è che preoccupa soltanto l'Italia o le politiche scolastiche nazionali. Secondo te, Giovanni, cosa potremmo fare, cosa dovrebbe fare il governo per aiutare questi giovani a rimanere magari dentro le scuole e aumentare il loro bagaglio culturale, perché di questo si tratta? Beh, ritengo il problema relativo all'università credo sia molto importante, come molto importante anche la questione da te riportata, cioè un abbandono scolastico a livello nazionale che è del 15%, al sud ci sono dei picchi maggiori. Beh, io ritengo che il ruolo della scuola debba essere quello di trasmettere dei valori, delle competenze, e anche di dare i mezzi agli studenti che nella scuola vanno a formarsi, dargli degli strumenti in grado di rendere concreto il loro futuro, perché altrimenti non si spiegherebbero questi dati. Forse il problema della scuola è stato quello di chiudersi, invece a mio avviso negli ultimi 2 anni è stato avviato un processo di apertura della scuola nei confronti del territorio, nei confronti di quelli che sono le attività, gli esercizi commerciali che lavorano e che operano Sul nostro territorio regionale. Credo che questo sia un processo che richiederà degli anni per far entrare questo meccanismo perfettamente in funzione, e credo che per migliorare sempre di più questa esperienza e per muoversi verso una situazione per la quale la disoccupazione giovanile scende, peraltro stamattina avevo letto di un report dell'Istat che dava ad ottobre la disoccupazione giovanile ai minimi dal 2012. Sicuramente io ritengo che è stato fatto tanto, ma tanto ancora va fatto, e a mio avviso la scuola e l'università sono due grandi mezzi per riavviare i motori del sud, ma è chiaro che il ruolo dell'università e della scuola non sono sufficienti. È necessario il contributo di tutti, perché questa regione e il Mezzogiorno in particolare, che vivono questo momento di grande difficoltà, possano cambiare soltanto se c'è un contributo di tutti coloro che compongono
questa regione di dare una mossa sia dal punto di vista della formazione sia dal punto di vista del lavoro, dello sviluppo, della ricerca. Abbiamo tante possibilità, non solo nell'aspetto della formazione, anche per quello che riguarda l'agricoltura, il turismo, ci sono anche risorse importanti e io credo che ci debba essere una cooperazione sinergica tra tutti gli attori del nostro territorio per poter invertire la tendenza e quindi innanzitutto evitare che le competenze che assumono gli studenti nelle nostre scuole calabresi e nelle nostre università siano investimenti persi fondamentalmente, perché poi vanno o fuori regione o addirittura fuori dall'Italia, e quindi creare le condizioni complessive affinché le nuove generazioni possano decidere di investire il loro futuro e le loro competenze qui. Grazie Giovanni, ci fermiamo ora 2 minuti per la pubblicità. Eccoci di nuovo in studio, ora ti passiamo una palla infuocata, diciamo. Ha detto che Giovanni ha appena anticipato che alcuni dati Istat hanno riscontrato che la disoccupazione giovanile è in calo, è ai minimi storici dal 2012. Qual è il tuo pensiero su questa cosa, considerando anche non soltanto la dispersione scolastica all'interno magari dei licei, delle scuole tecniche, ma considerando anche l'abbandono dell'università, perché ci sono dei dati molto preoccupanti anche su questo, magari molti ragazzi si iscrivono all'università, fanno 6 mesi, 1 anno e dopo si ritirano. Qual è la tua esperienza? Allora, se è vera questa cosa che il mio collega ha detto, perché risulta da Istat, è comunque un dato percentuale abbastanza preoccupante, perché quando si parla di disoccupazione giovanile, entrambi essendo giovani, lui più giovane di me, comunque ci stiamo affacciando a quello che potrà essere il nostro mondo del lavoro, ed avere come punto di riferimento un dato sulla disoccupazione così allarmante di certo non è una speranza per noi giovani, perché spesso si parla di speranze delle generazioni future, che sbocchi potremmo avere, e devo dire che per un giovane in questo momento storico non è assolutamente facile innanzitutto progettare la sua vita, perché oggi magari io so che sto studiando economia, che magari a marzo mi laureo, io faccio il mio esempio personale, però da marzo in poi non so cosa può accadere nella mia vita. Ora io penso che un giovane non ci sia cosa più bella che ha che il suo sogno, c'è il sogno di realizzarsi professionalmente, il sogno di realizzarsi nella famiglia, però purtroppo lo stato attuale delle cose ci porta a guardare una realtà con occhi disincantati, nel senso che se io mi devo vedere proiettato a questi 10 anni non so realmente come potrò costruire la mia vita, e questo per un giovane penso che sia la cosa peggiore che gli si può augurare, perché il giovane è il sognatore per eccellenza, e invece trovandolo a dover stare con i piedi per terra è una situazione che sta veramente molto stretta, e da giovane lo posso destinare. Sicuramente questo aspetto si collega col fallimento dell'istruzione adesso italiana. Accennavo prima al calo degli iscritti dell'università mediterranea, ma se noi invece prendiamo anche i dati dell'abbandono dell'università nei primi anni è ancora di più allarmante. C'è un'università che dovrebbe formarti per dirti adesso sei un uomo pronto per affacciarti al mondo del lavoro, ti porta addirittura a lasciare i tuoi percorsi di studi appena li inizi. Vuoi perché il nostro sistema universitario è farraginoso rispetto a quelli degli altri atenei, perché il nostro sistema universitario non prevede un tutoraggio di assistenza durante la didattica, non prevede diversi esoneri che in altre tenei ci sono. Spiego cosa sono gli esoneri: la materia viene divisa in più parti per consentire uno studio più facile allo studente, in modo che venga sgravato del peso dello studio. Da noi questo non c'è, quindi ti trovi a studiare materie di 16-18 crediti tutte in una volta e poi ti blocca il percorso di studi. Da noi diritto costituzionale è insieme a diritto privato al primo anno a giurisprudenza, e molti studenti abbandonano l'università appunto per queste difficoltà che hanno nell'approcciarsi allo studio. Quindi secondo me, per riuscire a analizzare con completezza il dato sulla disoccupazione, bisogna veramente partire dalle basi e dire cos'è che non funziona e cos'è che non consente agli studenti di completare innanzitutto il discorso degli studi e poi affacciarsi con più positività al lavoro. Quindi va fatto un protocollo d'intesa, una sinergia fra governo centrale e amministrazioni locali per incentivare gli studenti a investire il proprio futuro nell'università e a sua volta investire nelle università per essere attrattive da parte degli studenti. Ora ritorniamo a parlare della buona scuola. Abbiamo un altro servizio dove Renzi discute, diciamo, davanti questa sua lavagnetta, parlando di una cultura umanista, quindi uno studio più approfondito di alcune materie a dispetto delle altre. Guardiamolo insieme. Secondo punto. La definisco cultura umanista, ma è riduttivo. Nella buona scuola chiediamo di studiare di più alcune materie,
per esempio la storia dell'arte, per esempio la musica, per esempio le lingue, tutti noi sappiamo che ce n'è bisogno. Chiediamo alla scuola italiana di fare ciò che la scuola italiana ha il dovere di realizzare, vale a dire finalmente un investimento più forte rispetto al passato, non soltanto sugli skills professionali, sui curricula, ma anche sull'esigenza più grande che ha un istituto scolastico, che non è quella di formare soltanto un lavoratore, è innanzitutto quella di educare un cittadino. Naturalmente su questo si può discutere. Io sono uno di quelli che pensa che ci vorrebbero più ore di latino nella scuola italiana. Nel progetto che abbiamo messo in campo, l'idea di tornare a investire su alcune materie che erano state messe in secondo piano non è però in contraddizione con tutto l'aspetto più scientifico, più legato alla tecnologia. Quindi il punto fondamentale è quello: educhiamo il cittadino, aumentiamo lo studio di determinate ore con alcune materie a discapito delle altre. Abbiamo sentito il Premier Renzi: vorrei più ore di latino, vorrei più ore di educazione artistica. Perché più materie umaniste e non più materie magari tecniche? Beh, l'aspetto dello studio di determinate materie anziché altre, a mio avviso, è più complesso, nel senso, oggi, grazie all'organico che è stato aggiunto l'8%, grazie alle 100.000 assunzioni di cui tanto si è parlato, le scuole hanno la possibilità di integrare le attività che già svolgono con dei corsi, diciamo così, di potenziamento. Però sebbene si sia parlato di economia e di storia dell'arte, di musica e di diritto, io ritengo che questo aspetto vari da scuola in scuola, perché per esempio ci può essere un istituto, ricordo il liceo scientifico che ho frequentato fino all'anno scorso, che ha avuto o due o tre docenti che potevano insegnare diritto, e quindi la scuola ha integrato, a mio avviso facendo bene, oltre alle materie scientifiche anche un filone che riguardava lo studio del diritto, però è naturale che altre scuole, magari con docenti di potenziamento differenti, possano avere opportunità differenti, quindi storia dell'arte, quindi magari musica. È un aspetto più complesso. Sul latino io, come dire, sono un amante della storia latina, credo sia poi difficile, perché naturalmente le ore settimanali sono quelle, quindi non credo sia possibile fare di più, salvo i casi in cui un docente che fa parte dell'organico di potenziamento e che vuole fare un corso di latino non tenga, diciamo, delle lezioni extra oltre l'orario curricolare per chi è interessato, e quindi per approfondire la cultura e la lingua latina. Pasquale, tu sei d'accordo con Giovanni? Io, se mi permette Antonio, una piccola digressione di 5 secondi, perché dal mio intervento di prima non vorrei che passasse una critica diretta all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, con la quale sono in ottimissimi rapporti. Il mio è un'analisi sul sistema universitario generale italiano, che dovrebbe migliorare le sue condizioni. Quindi, chiusa questa parentesi dovuta, io penso che la mission delle scuole sia una mission che deve basarsi principalmente sulla funzione educativa della scuola, che insieme alla famiglia e insieme appunto agli istituti scolastici deve formare le nuove coscienze e le nuove persone che andranno a interfacciarsi con la società moderna. Quindi questa riforma di Renzi, che vuole far sì che si implementino le materie umanistiche, da un lato la ritengo giusta, ma non la ritengo legata soltanto alla storia dell'arte, alla musica, al latino, vabbè, poi è un altro discorso. Io penso che la scuola debba insegnare a vivere, quindi secondo me bisogna riprendere quella classica educazione civica che facevamo un tempo e non ridurla a cos'è lo Stato, cos'è la nazione, cos'è il comune. Io farei un'educazione civica sul saper vivere, perché molti ragazzi veramente immessi in questa società rischiano di non saper vivere. E poi credo che debbano essere preferite le materie umanistiche rispetto a quelle scientifiche, perché secondo me noi stiamo creando dei mostri da produzione, cioè noi stiamo creando una classe futura dirigenziale, dei nuovi lavoratori, che saranno sempre con la mente proiettata a devo produrre, devo produrre, devo produrre, senza sapere in che modo producono, come relazionarmi con te, come relazionarmi con chi mi è vicino, col mio prossimo.
E se manca questo in una base societaria, il fallimento è vicinissimo, perché non possiamo pretendere dei ragazzi di 18 anni che diventino dei computer e dei robot orientati soltanto alla produzione e quindi studiando soltanto materie tecniche. Credo che prima di tutto queste persone, prima di essere messe nelle condizioni di produrre, devono essere messe nelle condizioni di saper vivere. Ecco perché quindi penso che le materie umanistiche debbano essere privilegiate rispetto a quelle tecniche, perché possono dare un contributo fattivo all'educazione civica dei giovani e sapergli quindi immettere in una società che è veramente ormai orientata a uno spasmodico consumismo e poco realmente alla formazione delle coscienze. Fatto bene a precisare dell'università, sì, perché sì, sì. Potrebbero no, pensare che era un attacco personale, assolutamente no. Abbiamo ben capito qui in studio che era non un attacco a loro, ma a molti giovani che preferiscono andare via, andare fuori dalla Calabria. E su tutto il sistema universitario così concepito. Ovviamente, ovviamente. Ora andiamo al terzo punto. Per Renzi è il punto chiave, il punto più importante della buona scuola. Più soldi agli insegnanti, 500 euro di bonus annuali. Andiamo a vedere insieme ora il servizio e dopo lo approfondiremo con i nostri ospiti. Il punto chiave che noi abbiamo di fronte a noi è che gli insegnanti sono poco pagati. Terzo punto della buona scuola, più soldi agli insegnanti. È un dato di fatto oggettivo. Io credo che si debba essere sinceri fino in fondo. Oggi gli insegnanti hanno perso una parte dell'autorevolezza sociale che avevano negli altri anni. La mia maestra, Eda, nel mio piccolo paese nel quale sono cresciuto, entrava nel bar, entrava al circolo ed era rispettata da tutti, come il farmacista, come il maresciallo, come il parroco. Perché? Perché quella figura era una figura che aveva un prestigio sociale. Oggi il prestigio sociale è venuto meno, in parte è colpa di noi, nuovi genitori, perché quando mio padre era chiamato da un professore per dire che mi ero comportato male, dava la colpa a me. Invece la mia generazione di genitori spesso dà la colpa all'insegnante. Quindi la prima responsabilità ce l'abbiamo noi, genitori della nuova generazione. Però parliamoci chiaro, c'è anche una parte di responsabilità che deriva dal fatto oggettivo che quando si chiedono ai ragazzi di boicottare le prove invalsi o si minaccia il blocco degli scrutini, non si sta facendo un servizio alla scuola e non si sta facendo un servizio a quei ragazzi. Ecco che è importante riuscire a intervenire dando più soldi agli insegnanti, non perché da questo discenda l'autorevolezza sociale, ma perché è un fatto di giustizia. Per questo i 500 euro per ciascun insegnante, per la formazione, per comprarsi un libro, per un concerto, per investire in cultura, per andare a teatro, sono 500 euro annuali che arrivano a tutti gli insegnanti della scuola pubblica italiana con questa riforma, perché mettiamo più soldi per la scuola, non meno soldi nonostante le proteste, e dall'altro 200 milioni, che sono 200 milioni che valgono per gli insegnanti sulla valutazione. Questo è un argomento che ha fatto arrabbiare in tanti, però non è che può valere il principio del nessuno mi può giudicare. Parliamoci chiari, se tu chiedi ai ragazzi di dare il meglio che questi possono dare, potrai anche accettare un criterio per il quale tu stesso devi essere valutato. Perché il merito nella scuola non è una parolaccia, perché ci sono tantissimi professori che fanno bene il loro lavoro e che sono arrabbiati con i loro colleghi che talvolta non fanno altrettanto bene il loro lavoro. Poi naturalmente, intendiamoci, si può discutere di come si utilizzano questi 200 milioni. Perché questo è un punto molto delicato. Io lo capisco che ci siano opinioni variegate. Qualcuno vorrebbe che fosse il preside, qualcuno dice che diamo troppi poteri al preside a valutare gli insegnanti su questi 200 milioni. Che cosa possiamo fare? Nel testo di oggi c'è un nucleo di valutazione che deciderà, ma il principio di fondo è dare più soldi a chi li merita. Dare più soldi a chi li merita. Queste le parole di Renzi. Quindi potenziare la formazione continua per i docenti, aiutarli in questo percorso di formazione attraverso questi 500 euro. Lui ha parlato di un aiuto verso gli insegnanti e della mancanza di rispetto che oggi si ritrovano, diciamo, i ragazzi per colpa anche dei genitori. Purtroppo
i professori oggi non hanno più quella forma di rispetto di una volta. Questa non sappiamo bene il motivo, ma c'è chi dà la colpa ai genitori per aver viziato i figli o per una maleducazione da parte degli alunni. Ora noi andiamo in pubblicità, però ritorneremo su questo tema e parleremo di questi bonus agli insegnanti, se sia una provocazione da parte del governo Renzi, magari per recuperare qualche voto, oppure se sia una buona proposta per potenziare la formazione continua dei docenti. A tra poco. Eccoci di nuovo. Potenziare la formazione continua dei docenti, è giusto Giovanni? Beh, io ritengo che la 107, e qui vorrei anche precisarlo, soprattutto per il discorso che è stato fatto prima, io non la considero una riforma vera e propria, perché non ha toccato la didattica, non ha toccato i cicli, e questo si ricollega anche con quello che abbiamo detto prima sullo studio delle materie, nel senso non viene introdotto uno studio organico di nuove materie o il potenziamento di materie piuttosto che altre, è un qualcosa che viene fatto in maniera extracurricolare. Lo considero altresì un buon provvedimento, e tra le tante cose positive a mio avviso di questo buon provvedimento, al di là della provocazione che hai fatto tu sul, come dire, sui 500 euro ai docenti come, per utilizzare un termine abbastanza inflazionato, come mancia elettorale, io ritengo sia positivo perché ai docenti per la formazione individuale non è stato mai messo un euro, e adesso, se non sbaglio, ci ritroviamo qualcosa come 50 milioni l'anno per i 500 euro, in modo tale che loro possano avere anche gli strumenti extra dal punto di vista economico per l'aggiornamento, per acquistare del materiale o comunque degli strumenti che possono assisterli per quello che riguarda l'insegnamento. Altro discorso va fatto per i 200 milioni che vengono messi come premialità, nel senso che io sui 200 milioni che vengono dati, vengono ripartiti ai docenti meritevoli sulla base di una valutazione, sono d'accordo. La mia perplessità, perché non su tutto quello che è scritto nella buona scuola, diciamo, è venuto da un dettato divino e quindi è perfetto a prescindere. Ho avuto qualche perplessità relativamente al comitato di valutazione, nel senso che altre esperienze, come per esempio la Francia, c'è un ente terzo che valuta i docenti. Con la 107 viene introdotto il comitato di valutazione, che è composto da una rappresentanza di docenti eletti al consiglio di istituto, così come da una rappresentanza di genitori, da una rappresentanza di studenti e dal dirigente scolastico. Io ho seguito, anche perché abbiamo fatto una guida informativa per gli studenti che fanno parte del comitato di valutazione, per far capire anche a loro il funzionamento di questo organismo, che deve nel concreto disegnare i margini entro il quale poi il dirigente, sulla base dei criteri stabiliti, darà la premialità ai docenti. Ecco, credo sia quello della valutazione, sia per i docenti sia per i dirigenti, perché ogni 3 anni verranno valutati anche i dirigenti. L'ufficio scolastico regionale appunto ha già avviato come dire, una fase ispettiva con appunto gli ispettori del ministero per la valutazione dei dirigenti scolastici. A mio avviso è un fatto positivo, perché comunque la scuola ha la necessità di essere sia incentivata dal punto di vista economico, e parlo dei docenti, non perché i 200 o i 300 euro fanno la differenza, però io credo sia uno strumento in più, anche visto che gli stipendi sono bloccati da un po' troppo tempo. L'unica perplessità, come ti dicevo, è riferita al comitato di valutazione, che appunto è un comitato interno di valutazione dei docenti, mentre in altri paesi europei c'è un ente terzo che vigila e che esprime le valutazioni. Tuttavia io ritengo, visto che è una novità introdotta da poco, stiamo a vedere come si evolve la situazione. Io ritengo sia opportuno, nel momento in cui non funzionano le cose, di segnalarlo, perché come dire, piangersi addosso e lamentarsi e dire il comitato ha stabilito dei criteri e quindi il bonus viene dato o a una larga parte dei docenti nonostante la legge metta un limite, oppure a un numero molto ristretto, io ritengo, se ci sono delle perplessità e delle incongruenze, è bene che i docenti stessi e che il personale della scuola, come dire, esprima una denuncia rispetto a un malfunzionamento, in modo tale che poi ci siano i presupposti per correggere gli errori dove si manifestino. Quindi non soltanto i 500 euro l'anno al docente, ma anche 200 milioni di euro per gli insegnanti sulla valutazione, quindi un potere al preside e al nucleo di valutazione. Come ha ben detto Giovanni, nessuno vigila, per una semplice antipatia
potrebbero prendere una valutazione inferiore rispetto a quella dovuta. Il tuo pensiero su questo qual è? Io penso che questo sia il neo centrale di questa riforma della buona scuola. Intanto vanno distinti i 500 euro dai 200 milioni, perché 500 euro, lo so bene con mia madre insegnante, sono dei soldi bloccati che vanno rendicontati per una spesa fatta per accrescere la propria formazione, che sia digitale, che sia comunque una cosa che riguardi la cultura e la formazione del docente. Quindi non sono 500 euro che entrano in tasca al docente, ma li può soltanto spendere per questi strumenti di formazione. I 200 milioni di euro sono relativi a questo grande merito degli insegnanti. E io sono d'accordo col mio collega, pur essendo di due, diciamo, opinioni diverse, comunque io sono d'accordo sul fatto che chi giudica questo merito? Perché la riforma della buona scuola è buona secondo il governo Renzi, ma siamo sicuri che sia buona per gli insegnanti che la subiscono? Perché questa è la domanda che dobbiamo porci ogni volta che viene posta in essere una riforma. Perdonatemi se sto facendo un ragionamento più politico che tecnico, ma io penso che le riforme vadano poi attualizzate nello Stato e verso chi alla fine sono indirizzate. Quindi secondo me questa forma ha una grave carenza sul giudicare il merito, sia per quanto riguarda questo fatto dei 200 milioni di euro, e sono d'accordo col fatto che non può essere mai un comitato interno a dover giudicare il merito mio, suo o di altri miei colleghi, perché lì possono nascere poi delle antipatie, delle simpatie, il clientelismo col preside, cioè si subentrano dei fattori che sono difficilmente controllabili con parametri oggettivi. Se poi a questo leghiamo, non so se ne parleremo dopo, la figura del preside, che passerà da un preside che va a unificare, essere il raccordo fra il collegio docente e un preside manageriale, le mie titubanze aumentano ancora di più. Sono stati portati come esempi funzionanti come quelli del Regno Unito, quelli della Francia, in cui questi elementi funzionano, però dobbiamo chiederci una cosa: questo preside che ha investito di queste funzioni ha le competenze per farlo? È stato formato per farlo? Questo nucleo di valutazione del merito, su che criteri va a valutare se io merito questo bonus e il mio collega Giovanni no? Cioè, voglio capire questa cosa come avverrà, perché io penso che siamo stufi di sentire gli specchietti delle lodole che poi non si concretizzano con niente di concreto. Questi 500 euro mi ricordano tanto gli 80 euro di Renzi, che ha fatto per tutta una campagna elettorale dicendo: io vi regalo 80 euro nel vostro portafoglio, e poi però non riesce ancora a strutturarli, non si sono stati un bonus giusto per farsi riconfermare. Quindi io penso che questo governo, quando è in difficoltà, promette soldi, però senza sapere in che modo questi soldi si manifestano nelle tasche degli italiani, e senza sapere poi, un altro punto su cui si basa sempre il governo delle riforme, se queste riforme sono utili e a chi sono destinate. Abbiamo ascoltato quindi il vostro parere su questo bonus di 500 euro e di 200 milioni. Ora andremo ad affrontare due temi che sono gli ultimi due di questi video di Renzi, di questo tutorial, se così vogliamo chiamare il tutorial alla buona scuola, che sono autonomia e continuità. Guardiamoli insieme. Quarto e penultimo punto. Se noi accettiamo questa filosofia, bisogna anche accettare l'idea di fondo, che è quella della autonomia. È una parola che risale ai tempi della riforma Berlinguer. È una parola un po' abusata. Che vuol dire autonomia? Vuol dire che la scuola di Milano Centro avrà caratteristiche diverse da quella di Mazara del Vallo, e che la scuola di Scampia avrà probabilmente bisogno di cose diverse di quelle di cui ha bisogno la scuola del centro abitato di Trieste. L'autonomia significa levare, togliere, eliminare il potere alle circolari ministeriali che in uno stretto burocratese decidono il futuro dei ragazzi, e chiedere alle scuole di aprirsi al territorio, di aprirsi alle realtà culturali. Ah, ma questo è svendere ai privati. Ma che privati? Ma che privati? Non cambia niente per il Consiglio d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto è il soggetto che decide il progetto dell'offerta formativa, il consiglio d'istituto discute dalla linea di come si deve comportare la scuola. Ah, ma questo trasforma i presidi in degli sceriffi. Chiaro che il preside ha delle responsabilità in più, ma non può, non farà mai lo sceriffo. Sarà il responsabile di una comunità, insieme al consiglio d'istituto, al collegio dei docenti, alle famiglie. La scuola non è mia, la scuola non è del governo, la scuola non è dei sindacati, la scuola non è degli addetti ai lavori. La scuola è il luogo nel quale riparte la crescita di un paese. Ecco perché ci vuole l'autonomia. E dobbiamo far sì che ciascuno di questi ragazzi, ciascuno di questi nostri allievi, possa finalmente avere il coraggio e la possibilità
di giocarsi le proprie carte, sapendo che non tutti i territori hanno le stesse esigenze e bisogni. Ultimo punto, e qui si va sul delicato. Beh, anche prima eravamo sul delicato, però io la dico così: continuità. Che vuol dire continuità? Vuol dire che noi non possiamo avere un'azione educativa spezzettata tra supplenti, contro supplenti, supplentite varie e dintorni. Ecco perché questo governo sceglie di assumere solo quest'anno 100.000, più di 100.000 persone che avevano acquisito il diritto ad essere assunte e a cui lo Stato non aveva mantenuto la parola, perché non le aveva assunte. Sono i cosiddetti, sono una parte dei precari, i precari sono di più, ma sono quelli delle graduatorie a esaurimento, quelli che hanno vinto un titolo, avendo vinto un concorso, le scuole di specializzazione. Continuità significa che, assumendo più persone con il cosiddetto organico funzionale, la scuola italiana funzionerà con una stabilità educativa e non con un meccanismo in cui ogni 3 mesi bisogna rincorrere uno spezzone d'orario e si forma una generazione di precari che è frustrata perché, anziché avere il fuoco sacro dell'insegnamento, è costretta a leggersi tutte le norme, a guardare le graduatorie, a perdere le proprie ore dietro le trafile burocratiche. Renzi la chiama autonomia, in molti invece lo chiamano preside sceriffo. Giovanni, perché? Beh, allora, sicuramente il dirigente scolastico, grazie alla 107, assume delle competenze specifiche, appunto delle competenze da dirigente. Come è stato detto, viene completato anche il progetto sull'autonomia che le scuole avevano, come dire, disegnato durante la riforma Berlinguer. Io ci tengo a precisare una cosa, soprattutto rispetto a quello che è stato detto prima relativamente al bonus che viene dato ai docenti dal dirigente. Appunto, il dirigente, ci tenevo per correttezza a dire che il dirigente si deve attenere a dei criteri più oggettivi possibili che stabilisce il comitato di valutazione, quindi non è discrezionale, non viene fatta una valutazione sul singolo docente. Per quello che riguarda l'autonomia, il dirigente ha una funzione, non la definirei manageriale, ha una funzione più di indirizzo, più incisiva, nel senso che dovrà rapportarsi col collegio dei docenti, come già avviene, non solo per il piano per l'offerta formativa che è annuale, ma anche per il piano triennale per l'offerta formativa, sul quale poi verrà valutato, perché il raggiungimento degli obiettivi o meno poi inciderà sulla valutazione. Per quello che riguarda la continuità, sicuramente i 100.000 che sono un po' di più, i 100.000 insegnanti assunti grazie ai 3 miliardi stanziati dalla legge 107, più gli 80.000 docenti che vengono assunti tramite il concorso, puntano a stabilizzare l'insegnamento, nel senso che ci è capitato nella nostra esperienza scolastica sicuramente di cambiare più docenti magari nello stesso anno. Ecco, grazie a questo sistema si cerca sia di evitare il sistema reiterato delle supplenze, sia di mantenere una continuità nell'insegnamento di quella stessa materia per più anni per mezzo di un singolo docente. Questo credo sia fondamentale, perché spesso alla fine dell'apprendimento il cambiare metodo, il cambiare figura di insegnante è sicuramente importante e incisivo. Pasquale, la tua visione sul preside sceriffo? Allora, Renzi la chiama autonomia, io la chiamerei autorità. Nel senso che questo nuovo figura di preside è sia sceriffo che, a mio avviso, però anche manageriale, consentimi, perché al preside non viene soltanto dato il potere di far parte di questo nucleo di valutazione di cui parlavamo prima, ma il preside può fare chiamate dirette, cioè può fare chiamate dirette su un albo di iscritti di questi docenti nuovi di trasferimento e chiamare in base a quelli che sono iscritti in questi albi. In che modo? Valutando un curriculum, quindi è qui che rientra ancora in campo la discrezionalità. C'è un preside, consulta questi albi, vede che c'è scritto Pasquale Oronzio, lo chiama, valuta il curriculum e dovrebbe addirittura fargli un colloquio. Quindi non dobbiamo immaginare la figura del preside che si prende la briga di leggere gli albi, di chiamare per curriculum, fare un colloquio e poi allora assumere questa persona. Ed è qui il problema di questa riforma, che ancora una volta si idealizza una cosa che nella concretezza non esiste. Cioè, se io immagino il mio territorio, no? E immagino il territorio italiano, dove non possiamo nasconderci dietro un dito, la corruzione e il clientelismo ne fanno da padrona, io non posso avere totalmente fiducia nelle figure di un preside che agisca secondo merito e che valuti gli insegnanti che comporranno il proprio corpo docenti con merito. Chi mi garantisce che l'operato del preside viene fatto a tutela del merito?
E questo merito da cosa è stabilito? Perché il curriculum è discrezionale, è aleatorio, io posso leggerlo io e per me è valido, puoi leggerlo tu, per te non è valido. Altra cosa che riguarda la continuità, non si è detto nel video, perché Renzi è bravo a non dire le cose che non vanno, è che i professori che saranno assunti hanno un mandato triennale. Finito questo mandato triennale, che fine fanno? Oggi sono in Valle d'Aosta, dopo 3 anni non mi si rinnova il contratto, mi mandano in Puglia, finita la Puglia mi mandano in Calabria, oltre al fatto che le nuove assunzioni verranno fatte a livello nazionale e io esempio a Reggio di famiglie che sono state smembrate da questa riforma della buona scuola, con genitori che hanno abbandonato i bambini per andare a insegnare a 250, 300, 600 km da casa, non avendo la possibilità di vedere i figli quotidianamente. Ora, se di buona scuola si tratta, siamo convinti, come vi dicevo prima, che la buona scuola è percepita così dagli insegnanti? Perché veramente per me è incredibile che non si faccia un minimo non serve un minimo di cura verso le famiglie, un minimo di cura verso gli interessi dei docenti e si accentri sempre di più il potere verso un'unica figura che è quella del preside, senza mettere dei paletti che limitano la discrezionalità, il clientelismo e il favoritismo. Noi siamo alla conclusione, quindi la buona scuola è davvero buona? Questo dovrete voi ragionarlo a casa, sarà un vostro pensiero. Noi vi abbiamo dato gli input, vi abbiamo dato i pensieri di due giovani, li salutiamo, Giovanni Di Bartolo, coordinatore nazionale delle consulte studentesche, e Pasquale Ronzio, coordinatore provinciale di Reggio Calabria di Gioventù Nazionale. Grazie, vi ringrazio. Grazie a te. Buonasera a tutti, ci ritroviamo ora nella nostra ultima parte della trasmissione dello Sfascio. Abbiamo in collegamento Skype una persona molto importante per il centrodestra calabrese, una persona che nelle scorse settimane è venuta qui in trasmissione e abbiamo parlato del futuro del centrodestra. È stata candidata come presidente del Consiglio regionale della Calabria, sto parlando ovviamente di Wanda Ferro. Buonasera Wanda. Buonasera e grazie dell'invito come sempre. Sono veramente felice di averti qui con noi. Ora andremo ad affrontare più di un tema con te, principalmente su quello che è successo le scorse settimane. Partiamo principalmente da una tua dichiarazione. Io sono rimasto molto sorpreso e molto felice. Non lo voglio nascondere e non posso nemmeno nasconderlo. Non ho vinto solo io, ma hanno vinto tutti i calabresi, Wanda. Perché mi dici questo? Perché non era la battaglia di Wanda Ferro, era la battaglia di tanti calabresi, seppur ovviamente in una scommessa, devo dire, quasi impossibile, che hanno creduto in un progetto, in qualcuno che potesse rappresentare comunque l'elettorato e un programma di centrodestra, ma anche una Calabria differente da quella che abbiamo e che stiamo comunque vivendo. Quindi era una battaglia fatta per nome e per conto di coloro che mi sono stati vicini, non soltanto nel votarmi, ma soprattutto anche in questi 2 anni sicuramente non semplici della mia vita politica. Tu, Wanda, hai detto che la decisione della Corte Costituzionale non rappresenta una mia vittoria personale, nonostante abbia affrontato questa battaglia con un forte senso di solitudine. E non è soltanto quindi la vittoria delle migliaia di cittadini che mi hanno votato, ma, come ho già detto prima, la vittoria di tutti i calabresi. Perché parli di solitudine? Hai parlato di questa tua solitudine, una solitudine personale, magari familiare, di amici, o una solitudine politica, un abbandono del tuo partito, un abbandono dei tuoi fedelissimi, magari rappresentanti di partito? Ma intanto devo dire che è una battaglia vissuta in solitudine, come la battaglia della campagna elettorale, che certamente vedeva comunque un esito scontato rispetto a quel senso di alternanza, a quell'interruzione traumatica di un governo di centrodestra uscente, credo una battaglia a mani nude in quel caso, ma subito dopo ovviamente un'ulteriore battaglia per il ripristino delle regole e della normalità, regole che spesso in questa terra vengono calpestate da una legge aborto che la Corte Costituzionale e la Consulta quindi ha dichiarato incostituzionale. Solitudine rispetto ovviamente ad un percorso che mi ha visto fare una battaglia in solitudine, dove i compagni di viaggio sono stati sicuramente giovani, tanti cittadini, la mia famiglia sempre accanto, certamente qualche persona speciale,
ma devo dire un grazie particolare alla stampa, alle televisioni, perché in questi 2 anni questa battaglia per la democrazia e la libertà, e lo ha dimostrato Sud come altre emittenti, tanti giornalisti non hanno mai abbassato i riflettori, e credo che questo per me sia stato un motivo in più per andare avanti in una battaglia dove nessuno ritornerà o vi restituirà 2 anni all'interno delle istituzioni, ma dove cercheremo di recuperare in qualche modo il tempo perduto per dare voce a coloro che non li hanno, per tentare di dialogare con una maggioranza non in termini di inciucio o comunque di scambi di vario genere, ma soltanto per una proposta che sia la proposta di unità, ciò che è. Wanda, tu hai detto inoltre in questo tuo comunicato stampa, la vittoria è anche di tutti quei calabresi che hanno un vero e proprio interesse ad avere un'opposizione capace in Consiglio regionale. Questo è anche un attacco, quindi con un riferimento particolare all'attuale opposizione in Consiglio regionale, facciamo riferimento a Forza Italia, o è una tua presa di posizione che attualmente, nel futuro più prossimo ovviamente, quando entrerai tu in Consiglio regionale, avranno una nuova voce in capitolo, delle forze nuove, con la tua rappresentanza all'interno del Consiglio regionale? Ma io spero intanto che la mia entrata in Consiglio regionale possa creare un gruppo più coeso. Le spaccature e le divisioni le abbiamo viste all'indomani, ma soprattutto un'opposizione che sia opposizione. Una rondine non fa primavera, certamente ci sono esponenti di questa minoranza che hanno fatto sentire la loro voce, ma credo che se ci fosse stata la giusta compattezza e quel, devo dire, senso comune di osteggiare, ma in modo anche costruttivo, la maggioranza, sarebbe servita a creare una buona opposizione, ma anche, credo, un aiuto di cui Oliverio ha bisogno, un uomo di solo al comando, che non ha svolto ad oggi, a distanza di 2 anni, credo, nessun cambiamento per questa terra. Io ho sempre condannato 3 mali atavici in questa terra, il trasversalismo, il trasformismo, ma credo anche una mancata opposizione che del regionalismo ne ha decretato sicuramente il fallimento totale. Bisogna che ci sia in qualche modo uno spartiacque tra ciò che deve essere l'indirizzo e quindi la maggioranza e ciò che deve essere il controllo. Questo purtroppo credo che in Calabria manchi, e io auspico ovviamente, guadagnandomelo sul campo, a prescindere da quello che sarà il mio ruolo all'interno dell'Assemblea di Palazzo Campanella, di far comprendere che gli elettori ci danno un mandato e quel mandato deve essere onorato non per il singolo, per l'orticello privato, ma per il bene comune e per delle regole generali, come dicevo prima, di sviluppo, dove i nostri giovani, abbiamo visto le statistiche dell'altro giorno, sono costretti ad emigrare, quindi pretendere in qualche modo che questa terra dia le giuste opportunità a chi ha deciso di viverci e chi ha deciso di credere anche nella buona politica, perché credo che esista la buona politica. Wanda, tu hai parlato quale sarà il mio ruolo all'interno del Consiglio regionale. Rimarrai di Forza Italia? Ma questo credo che si valuterà insieme ovviamente a quello che poi deve essere. Io non sono mai una persona che entra per dividere, ma mi auguro un po', siamo in fase di referendum, di fare qualcosa che sia il più condiviso possibile. Non si tratta di entrare o di uscire da Forza Italia, si tratta di capire se c'è un percorso comune rispetto ai problemi e alla politica da fare all'interno di Palazzo Campanella, e quindi se in qualche modo gli obiettivi sono identici, se gli obiettivi non saranno quelli che io mi sono preposto, allora si faranno altre valutazioni. Oggi credo che il mio pensiero principale sia quello di fare l'ulteriore tassello, quindi la costituzione presso il TAR. Ieri è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, quindi credo che oggi già i legali si stiano muovendo in tal senso, e soprattutto, insomma, di dire che la politica la si può fare con una poltrona, senza una poltrona, ma quando c'è una poltrona che il popolo sovrano ci in qualche modo dà e ci consegna, deve essere una poltrona che rispetti quello che è in fondo il mandato che abbiamo ricevuto. Wanda, una voce giovane all'interno del Consiglio regionale, una voce oltre che giovane anche di esperienza. Tu ora hai parlato anche del centrodestra. Io non voglio dividere, ma vorrei unire. Vorresti unire ora il centrodestra, essere il leader
del centrodestra, ora presentarlo in Consiglio regionale, cercando di riaggregare tutte quelle forze che oggi si stanno distaccando sempre più velocemente da Forza Italia? Beh, questo sarebbe il mio grande sogno, almeno per quanto riguarda la mia terra. Insomma, c'è sempre una differenza tra capo e leader. Io non ho mai inteso in qualche modo neanche ambire all'idea di capo, dove io sono, io faccio. Il leader, noi facciamo, noi cerchiamo di cambiare le cose. Mi piacerebbe quel famoso gioco di squadra, no? Michael Jordan diceva: con il talento si vince la partita, col gioco di squadra si vincono i campionati. È un po' come, insomma, pensare in qualche modo ad un gioco di squadra che dia alla tanta richiesta di centrodestra e di destra una casa, ma che sia la casa di un governo comune, di percorsi comuni e soprattutto anche di quel senso di appartenenza e militanza che molti hanno perso per strada, schierandosi nella realtà o comunque, voglio dire, in modo aperto, sotto banco, magari dall'altra parte. E parto dal presupposto che chi tradisce una volta tradisce sempre, che la memoria deve essere ovviamente tenuta presente nel percorso della nostra vita, come la coerenza, come l'affidabilità, come l'onestà, come l'etica. Questi sono stati per me 2 anni difficili. Dicevo l'altro giorno: ciò che non ammazza fortifica. Mi ha fortificato ovviamente nel comprendere che spesso, insomma, bisogna guardare alle persone che ti rimangono accanto nei momenti di difficoltà. Non era una difficoltà personale, era una difficoltà nel far comprendere che credo di essermi candidata, immolata, devo dire anche con grande piacere e con la consapevolezza di farlo, quindi una Giovanna d'Arco che intendeva, insomma, quale poteva essere il percorso nel minimo storico del centrodestra calabrese, di averlo fatto con onore, di averlo fatto con onestà, di aver in qualche modo messo in campo l'idea di una partita totalmente libera, quella di cui ha bisogno questa terra. Fino a quando non si giocheranno partite libere da condizionamenti, e mi riferisco ovviamente a condizionamenti prettamente politici, io credo che questa terra deluderà in termini di risposte e deluderà in termini di speranza. Io ho un compito, e il mio compito è quello ovviamente di aver avuto il privilegio di fare ciò che mi piaceva nella vita, ma anche l'onere e l'onore di rispettare gli impegni assunti con la gente. Iovanda, ricordo una frase che hai detto circa un mese fa in trasmissione da noi: il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà sempre un infame. È una dichiarazione che... Sì, è così. Credo che chi sbaglia può essere un ingenuo, non è una frase nostalgica, ma chi tradisce è un infame, perché tradire comunque un percorso di una vita che dovrebbe legarci a un filo, ma un filo doppio fatto di ideali, fatto di credo, fatto di passione, difficilmente, ecco, questo noi lo vediamo, e soprattutto in politica, dove passano da una parte all'altra con una disinvoltura che, devo dire, farebbe arrossire chiunque in qualunque settore della società civile. Completamente d'accordo con te, Wanda. Ora l'ultima domanda prima di concludere la nostra conferenza. La Consulta ha confermato l'illegittimità della legge elettorale nella parte in cui escludeva incredibilmente il miglior perdente in consiglio regionale. Ho letto anche delle tue dichiarazioni sul presidente Oliverio. Cosa hai da dire nei suoi confronti prima di concludere il nostro intervento? Ma quello che ho detto la sera che ho ricevuto la telefonata di auguri rispetto all'esito della Consulta: chi mi conosce, non c'è un dialogo privato e un dialogo pubblico. Credo che quando si parla, insomma, di politica e di queste cose dobbiamo dirlo chiaramente ai calabresi. Felice di aver ricevuto certamente la sua telefonata, come quella del presidente Irto, di quasi, insomma, il 50% e oltre dei politici di centrosinistra, tanti di centrodestra. Dire che ancora una volta ho confermato di essere una persona che rispetta la sovranità popolare, quello che questo centrosinistra ha tolto alle province e che con il referendum vuole togliere anche in termini di Senato. Io ho accettato una sconfitta rispetto, insomma, ad un transatlantico di 8 liste contro 3 liste, una zattera, a 2 campagne elettorali, quella delle primarie da governatore, rispetto ai miei soli 46 giorni e ai miei 27.000 chilometri.
e quindi aver sancito e sottolineato al Presidente Oliverio, che comunque ha perpetrato lo scempio di una legge precedente, di cui auspichiamo anche la magistratura faccia luce rispetto a quella famosa manina che avrebbe cambiato un po' le cose, nel dire che non ho mai impugnato tutta la legge, perché se incostituzionale la parte del miglior perdente, incostituzionale sono tutte le norme che non potevano essere approvate in regime di prorogazio, come il collegio unico Catanzaro-Vibo-Crotone, come il voto congiunto. Io ho accettato ovviamente l'esito della sovranità e quindi del popolo sovrano, ho detto che i 5 anni di governo che i calabresi avevano deciso nelle mani di Oliverio, e che credo in qualche modo oggi un po' vedano un gran ripensamento, non soltanto nei sondaggi ma in quello che sentiamo tra la gente, è stato un atto, secondo me mio, di generosità, non verso Mario Oliverio ma sicuramente verso una Calabria che speravo non perdesse un treno importante, il treno dei fondi 2014-2020, il premio di ciò che avevamo richiesto da ex amministratori locali. Quindi non siamo in due a brindare, come il Presidente ha scritto in un comunicato, brindo io con i calabresi che mi hanno votato perché ho avuto ragione alla Consulta, ma vinco anche e brindo ovviamente con i calabresi che non mi hanno dato fiducia o che comunque non si ritrovavano nel mio progetto, dicendo alla fine che come si vive si fa politica e viceversa. Sono d'accordo con te, Wanda, hanno vinto veramente tutti i calabresi. Noi abbiamo concluso il collegamento con Wanda, rinnovo nuovamente il mio augurio verso di te, Wanda, veramente tanti auguri per questa esperienza, speriamo nel più breve tempo possibile per avere l'ufficializzazione in Consiglio regionale. Ti aspetteremo qui in trasmissione da consigliere regionale per affrontare con te tutti i temi che tu da opposizione dovrai affrontare in seno del Consiglio regionale. Grazie Wanda. Grazie a voi, grazie, se mi posso permettere, un tuo rispettoso a te, grazie a Sud, grazie al direttore Spirlì, grazie ad una bella pagina di giornalismo che mi ha dato la possibilità di condurre questa battaglia attraverso ovviamente il vostro supporto in tutte le case dei calabresi, fino alla Consulta. Grazie Wanda e buona serata. Siamo giunti alla conclusione della nostra puntata dello Sfascio. Abbiamo parlato quindi della buona scuola e abbiamo effettuato una videochiamata con Wanda Ferro. Andremo ora a leggere alcune parole di Zoom Sud. Wanda Ferro in consiglio. Bene, ma non basta. La politica non finga e tiri fuori i responsabili. L'ingresso di Wanda Ferro in consiglio regionale è un'ottima notizia per la Calabria e i calabresi. Ed è una buona notizia per il governatore Mario Oliverio e il presidente Nicola Irto. La ferita inferta alla democrazia calabrese viene in qualche modo rimarginata. Auguriamo a Wanda Ferro un buon lavoro. Ma non basta. Nessuno può pensare che sia sufficiente. È necessario sapere chi paga per quanto è accaduto. Chi paga non solo per il fatto che la signora Ferro è stata ingiustamente tenuta fuori dal Consiglio 2 anni abbondanti, ma chi paga per aver violato, come ha confermato la Consulta, i diritti democratici della popolazione calabrese. Noi con questa ultima notizia abbiamo concluso la nostra puntata. Auguriamo anche noi a Wanda Ferro un augurio di buon lavoro e invito voi a seguirci su tutte le pagine Facebook, YouTube di Sud TV e seguirci tutti i giovedì alle 21 su Sud. Buona serata e grazie.